Il periodo delle cerimonie si sta avvicinando e le persone iniziano a cercare proposte accattivanti sul web. E voi state ultimando le ultime cose prima di proporre il vostro screpicoso catalogo bomboniere ai potenziali clienti. Quando un dubbio atroce offusca la vostra mente, è meglio, secondo voi, proporre bomboniere in pronta consegna o realizzare dei prototipi e produrre solo quando ricevo l'ordine? Pronta consegna? O su richiesta. Ciao, Pronta consegna o su richiesta? mi chiamo Sania, sono un'artigiana, ma soprattutto la vostra formatrice e micro creativa. E oggi con questo video voglio condividere con voi la mia esperienza personale nel settore delle bomboniere, fornendovi spunti utili di riflessione, errori da non commettere e strategie utili da attuare per sfruttare al meglio il periodo di massima richiesta. Come sempre, prendete carta e penna perché sicuramente ci sarà da prendere appunti. Se ancora non l'avete fatto, Malissimo. vi consiglio di guardare uno dei miei ultimi video riguardanti il momento giusto per vendere bomboniere. Questo perché ci saranno numerosi elementi strettamente connessi al ragionamento che faremo oggi in questo video. Quindi, per una visione, mi raccomando, più completa, guardatelo con attenzione. Come sempre vi lascio qui sopra e nella box info sotto il video il link diretto a questo video. Premesse fatte, torniamo a noi ed entriamo nel vivo dell'argomento. La scelta tra bomboniere in pronta consegna e quelle realizzate invece su richiesta comporta diverse considerazioni. Il modo più semplice per scegliere quale delle due proposte o entrambe è quella di sottoporvi sia i pro che i contro dell'una e dell'altra. Quindi affrontiamo subito i pro e i contro delle bomboniere in pronta consegna. Per quanto riguarda le bomboniere in pronta consegna, i pro sono sicuramente i tempi di consegna rapidi, quindi questo vi garantirà sicuramente maggior profitto perché riuscirete a vendere di più indipendentemente dalla vostra capacità di produzione, in quanto i prodotti li avrete già realizzati antecedentemente. Poi sicuramente ci sarà meno stress dovuto dal forte flusso di richieste durante l'alta stagione. Quindi, anziché produrre in velocità durante il periodo di massima richiesta, potrai produrre tranquillamente durante i periodi morti. I costi di produzione sono inferiori. Il fatto di poter produrre quando si vuole e lontano dal periodo massimo di richiesta ti consentirà di fare degli acquisti più consapevoli, comprare anche all'ingrosso o acquistare nelle mercerie durante i periodi di saldi. Inoltre, ti garantirà maggiore tempo a disposizione per fare fronte a richieste dell'ultimo minuto, a maggiori ordini personalizzati o anche a degli inconvenienti, degli imprevisti che ovviamente non si possono calcolare. Abbiamo però anche i contro, ad esempio abbiamo dei fondi di magazzino, cioè aumenta il magazzino se non riesci a vendere tutti i prodotti che hai realizzato. Questo potrebbe essere un grosso rischio. Non potrai fare le personalizzazioni, quindi c'è il rischio che le persone possano non gradire l'impossibilità di scegliere tessuti, ricami, le personalizzazioni delle proprie bomboniere. Inoltre, un contro può essere l'acquisto anticipato del materiale. Per produrre in anticipo, come abbiamo anche già detto prima, sarai quindi costretta ad acquistare anche incidentemente il materiale necessario, senza la certezza che riuscirai a vendere quei prodotti, recuperando quindi quanto è speso per l'acquisto dei materiali. Quindi, riassumendo, proporre bomboniere in pronta consegna sicuramente vi garantirà un introito maggiore rispetto alla sola proposta di bomboniere personalizzate, in quanto ancora oggi sono tantissime le persone che cercano le proprie bomboniere all'ultimo minuto. Quindi voi farete fronte a questo tipo di richiesta. Proporre quindi bomboniere in pronta consegna vi permetterà di esaudire ben due desideri di questa fascia di clienti, di questo tipo di target. Uno, sicuramente avere le proprie bomboniere a scratto giro. E due, avere delle bomboniere artigianali uniche nel loro genere e non le classiche ciofeghe della classica distribuzione. Attenzione però a non creare magazzino di troppo. Per evitare esuberi di prodotti che poi magari non riuscite a smaltire, cercate di proporre come bomboniere in pronta consegna progetti che possono essere venduti anche singolarmente. Come ad esempio portachiavi, pochette, portamonete, segnalibri, portafazzoletti. Di tutti questi progetti trovate i video tutorial sul mio canale YouTube, quindi dateci un occhio.
in questo modo, se non riuscite a venderli come bomboniera, potrete proporli come articoli da regalo sul vostro shop o proporli nella vostra bancarella. A tale proposito vi ricordo che sul mio shop trovate sia il corso completo sia l'ebook in PDF riguardanti la vendita ai mercatini, come catturare l'attenzione dei passanti ed aumentare le vendite. È un ebook, un corso interessantissimo, non vi verrà spiegato solo questo, ma in generale come potrete aumentare le vostre vendite, diffondere valore, come far percepire agli altri il valore delle demand. Tutto questo e i vari dettagli li trovate sul mio shop, anche di questo trovate sempre il link diretti nella box info sotto il video. Ok, chiusa anche questa piccola parentesi, ritorniamo a noi e riparliamo del nostro argomento. Ricordatevi che se proprio la pronta consegna vi spaventa, allora potrete optare per progetti che richiedono un tempo di produzione un po' più limitato. In questo modo potrete produrre tanto in minor tempo. Questa è la strategia che sinceramente avevo adottato io. I miei tempi di consegna su certi prodotti erano di 10 giorni massimo e i prodotti principalmente proposti con questa tempistica erano ad esempio i sacchettini di vario genere e le pochette in panno legno e in feltro, perché io sapevo che potevo produrre in fretta questo tipo di prodotto. Ovviamente tutto dipenderà, come ho detto, dalla vostra capacità di organizzazione e di produzione e soprattutto dalla vostra capacità di gestione dello stress. Arriviamo ora ad esaminare i pro e i contro invece delle bomboniere su richiesta. Per quanto riguarda i pro, sicuramente abbiamo le personalizzazioni. Infatti potrai rendere uniche le tue bomboniere in base alle richieste delle tue clienti, che possono essere ad esempio le dimensioni della bomboniera, un'applicazione particolare, la fantasia dei tessuti scelti oppure dei ricami particolari e quant'altro. Non avrai magazzino perché venderai sul venduto, avrai l'esclusività, cioè le persone si affideranno a te proprio per l'esclusività di quei prodotti realizzati anche in base al loro gusto. Grazie alle richieste, a volte anche molto particolari di alcuni clienti, avrai la possibilità di sperimentare stili e personalizzazioni che non avevi mai neanche ipotizzato. Questo a me è accaduto molto spesso, di proporre dei prototipi e poi magari la cliente mi chiedeva di sostituire la farfalla con il fiore, sostituire il fiore con l'aeroplanino, e io andavo a sperimentare stili, personalizzazioni diverse che non avevo neanche mai ipotizzato, che invece poi si sono risultati molto vincenti e grazie anzi ai loro consigli ho anche ricevuto diversi ordini su quel prototipo di bomboniera. Anche le bomboniere su richiesta ovviamente hanno il loro contro, ad esempio meno fatturato, diminuisce drasticamente la possibilità di evasione degli ordini, soprattutto se gli scherzi non arrivano in tempo utile per la loro realizzazione. Sarai così obbligata a dire di no a qualche richiesta di ordine. Per quanto riguarda il prezzo, sicuramente le vostre bomboniere costeranno di più, perché bomboniere personalizzate richiedono una lavorazione maggiore, come può essere anche il ricamo dell'iniziale, e quel tipo di servizio va fatto pagare, quindi sicuramente la vostra clientela spenderà di più. Dovrai avere spiccati d'occhi organizzative, perché come ho appena detto dovrai lavorare tantissimo, soprattutto nel periodo di boom di richiesta di bomboniere, e poi ovviamente devi avere una buona capacità dello stress, perché sicuramente in quel periodo tempo libero ne avrai pochissimo, dovrai fare le ore piccole, dovrai essere super organizzata e tutto questo sicuramente genererà un po' di stress. Quindi riassumendo, le bomboniere realizzate su richiesta sicuramente rispecchieranno maggiormente i desideri della vostra clientela, riuscendo appunto a personalizzare infatti in base ai loro gusti. Risparmierete sicuramente i costi di materiale che potrete acquistare di volta in volta senza creare nessun tipo di magazzino. Dall'altra parte però, avendo solo due mani, come ho detto prima, e una giornata fatta da 24 ore, è matematico che più di un tocco di ordini non potrete mai prendere. Ciò vuol dire ridurre di molto la sticella del fatturato. Realizzare bomboniere su richiesta concedendovi un introito congruo alle vostre necessità vi richiederà davvero ottime docchi organizzative e velocità di produzione. È importante quindi rendersi conto se siete delle artigiane ben organizzate e soprattutto focalizzate anche nei periodi di forte stress, come può essere il periodo di alta stagione degli eventi, che va
dei primi mesi primaverili ai primi mesi estivi. In conclusione, la shalcacra, bomboniere in propria consegna e quelle invece realizzate su richiesta è un equilibrio tra convenienza immediata e l'arte della personalizzazione. La decisione che prenderete dovrà rispondere in modo obiettivo alle vostre potenzialità operative ed organizzative, oltre alla vostra possibilità ovviamente di spesa. Il connubio perfetto sarebbe quello di proporre due varianti di prodotti in pronta consegna, lasciando a tutti gli altri vostri prodotti invece la possibilità di essere realizzati su richiesta con le varie personalizzazioni richieste dalle vostre clienti. Qualunque sia comunque la vostra scelta, fate in modo che i prodotti da proporre possano parlare di voi, trasmettere un messaggio e soprattutto diffondere valore. Raffinatevi ogni giorno nello stile e nella comunicazione e vedrete che con il tempo vi sarà sempre più chiaro che cosa aggiungere e che cosa togliere. Spero che questo video vi sia stato di aiuto e di ispirazione. Se volete potete farmelo sapere nei commenti. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando non perdetevi gli altri video formativi e tutorial. Vi ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto.